di archeologia industriale più noti in Puglia, ma ora la ciminiera di Matino è a rischio crollo. Antonio Agnoni. A crepe evidenti e pericolose l'antica ciminiera della storica distilleria di Matino nell'Eccese, con i suoi 54 metri e una delle più alte dell'intero Mezzogiorno, un'importante testimonianza di archeologia industriale edificata agli inizi del Novecento, che rischia di crollare. A lanciare l'allarme Italia Nostra Sud Salento, che ha scritto a soprintendenza regione e comune, cui il bene è stato affidato dalla famiglia De Luca in comodato gratuito, per sollecitare un intervento immediato. Le condizioni strutturali si sono sempre più aggravate negli ultimi anni, per cui il problema della staticità è un problema che bisogna intervenire con urgenza, sia in termini di sicurezza pubblica, ma anche per garantire il bene. Nel 2019 la Regione ha concesso al Comune un finanziamento di 89.000 euro per la messa in sicurezza del bene, ma da allora nulla è stato fatto ed ora il Sindaco promette il massimo impegno per l'avvio dei lavori. È una priorità dell'amministrazione, perché chiaramente la sicurezza prima di tutto, e quindi è una priorità, per cui pensiamo veramente a quanto prima. Entro fine anno potreste riuscire finalmente a partire? Ma mi auguro proprio di sì, spero proprio di sì. Non c'è più tempo da perdere, serve agire subito, anche per non perdere un bene di indubbio valore storico e culturale. Il rischio è innanzitutto che potrebbe, a secondo del cedimento, potrebbero esserci questioni di carattere di incolumità pubblica, perché a ridosso della ciminiera ci stanno una serie di abitazioni. E poi oggi, diciamo, perdere questa testimonianza significa annullare la storia, anche di carattere economico, perché era legata evidentemente all'attività vitivinicola che si svolgeva in quegli anni, dal secolo scorso fino a tutto il Novecento, in maniera intensa, soprattutto qui a Matino.